Ma qual è la migliore pompa di calore ad oggi, ottobre 2019? Lo scopriremo oggi in questo video. E se sei un privato, un padre di famiglia che vuole pensare di staccarsi completamente dal gas e riscaldare casa con una pompa di calore elettrica, allora vai sul link in descrizione del video. Se invece sei un installatore che vuole diventare professionista nelle pompe di calore, allora clicca nel link, sempre nella descrizione, per scoprire ed entrare a far parte della nostra rete. Samuele, ma qual è la migliore pompa di calore? Qual è la migliore termopompa professionale per riscaldamento ad oggi 2019? Sono domande che sento molto spesso. Me le fanno installatori, me le fanno padri di famiglia che hanno scelto di diventare autonomi dal gas e però non sanno che prodotto utilizzare. Beh, c'è da dire subito che non esiste la soluzione migliore in assoluto, come in tutte le cose, no? Esiste solo la migliore soluzione per il tuo caso. Però sicuramente ci sono delle caratteristiche, delle qualità che devono avere le pompe di calore perché siano performanti e consumare poco. Non esiste una migliore in assoluto perché il solo prodotto non conta. È come parlare, ad esempio, di Ferrari. È meglio la Ferrari oppure è meglio la Bugatti? Entrambe sono macchine da corsa, entrambe hanno ottime prestazioni, ma alcune persone scelgono la Ferrari, altre la Bugatti. Ma non solo per il motore o le prestazioni di per sé, ma anche perché dietro c'è una storia. Tutti conosciamo Enzo Ferrari, la storia che ha creato attorno a questo mito delle macchine da corsa. E chi può permetterselo sceglie Ferrari anche per questo. Quindi il mito Ferrari non va solo legato al prodotto di per sé, ma a tutto quello che c'è dietro, alla storia del prodotto. Lo stesso vale per le pompe di calore. Anche le pompe di calore hanno una loro storia, ovvero i produttori hanno una loro storia, e c'è chi si affeziona a un produttore storico che magari da 20, 30, 40 anni costruisce pompe di calore, che le riconosce a memoria, e c'è invece chi sceglie dei prodotti magari che sono usciti da un paio d'anni nel mercato senza alcuna storia. Perché diciamocelo fuori dai denti, le aziende sono fatte di persone, non di cose. Anche qui tanti scelgono prodotti professionali, magari di nicchia, perché sanno che dietro hanno delle persone che possono risolvere i loro problemi, che possono aiutarli in caso di anomalie, che possono seguirle in fase di preanalisi e di fattibilità. Altri invece scelgono il marchio famoso che magari punta tutto sulla quantità e l'umanità viene un po' meno. Non è sbagliato uno o l'altro, sono scelte di vita. Io sinceramente scelgo aziende che mi permettano di parlare con qualcuno direttamente, però è una scelta personale. Come ti dicevo oggi, invece ti do uno strumento, un documento che troverai nel link in descrizione che puoi scaricare gratuitamente. È una lista che è stata creata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e per il controllo delle esportazioni. Cosa hanno fatto? Hanno preso 1176 modelli di pompe di calore, ariacqua, acqua, terracqua, di diversi marchi. Hanno raccolto le prestazioni reali di queste macchine e le hanno messe tutte all'interno di una lista. Non è in ordine di maggiore prestazione, ma è in ordine alfabetico. Questa lista è molto importante perché se una pompa di calore rientra in questa lista, intanto vuol dire che è riconosciuta anche dal governo tedesco, che non sono gli ultimi arrivati nel settore delle pompe di calore. E poi all'interno di questa lista troverai i COP, quindi le prestazioni delle pompe di calore, con condizioni di 7 e 2 gradi esterni. Sono fondamentali, a mio avviso, le prestazioni a 2 gradi esterni, perché a 7 gradi esterni tutte le pompe di calore riescono a riscaldare casa, più o meno. Mentre con 2 gradi esterni, quindi quando inizia a fare già un po' più freddo, lì invece iniziano a zoppicare quelle pompe di calore un po' meno performanti. Quindi ti consiglio di scaricare la lista, andare a vedere i modelli e i marchi di pompe di calore che più ti interessano e confrontarli con quelle con le prestazioni più elevate. Considera che COP più elevati significa anche un consumo elettrico minore e questo ne va a vantaggio del tuo portafoglio quando è ora di pagare l'energia elettrica in bolletta. Purtroppo ti devo dire che c'è parecchia delusione su alcuni prodotti famosi, alcuni marchi famosi, perché se vai a vedere le prestazioni non sono così eccelse come ci si aspettava. E la stessa cosa vale per alcuni prodotti italiani. Comunque, dai, ce ne sono 1176, quindi sicuramente troverai quella che fa il caso tuo.
E come sempre, se hai bisogno di valutare se anche la tua abitazione può essere trasformata in un edificio completamente elettrico, quindi senza contatore del gas, clicca nel link in descrizione per fare la tua preanalisi di fattibilità gratuita. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e sulla campana a fianco, cliccandoci sopra, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Allora, buon lavoro, studia bene la lista e ci vediamo al prossimo video.